Do il benvenuto a tutti coloro che stanno partecipando, si sono collegati. Do il benvenuto a Elena Fontana che sarà con noi oggi a riflettere su un tema che credo sia davvero di interesse e riguarda la questione del come mettere insieme, nelle situazioni di fragilità, di pregiudizio, di maltrattamento, la questione della protezione del bambino. Cosa assolutamente necessaria con il tema del lavoro, del sostegno, del supporto alle famiglie e ai genitori. Questo webinar è stato molto centrato sulla figura dell'assistente sociale, nel senso che, come spesso facciamo, scegliamo anche a volte temi che possono essere declinati in una certa tipologia di professione. Nulla toglie al fatto che a questa riflessione potrebbero essere anche in qualche modo interessate persone che magari in posizione diversa, professionale, come educatori e per certi versi anche psicologi, si trovano a confrontarsi e a interagire con genitori che presentano delle caratteristiche di fragilità, di disfunzione, di problematiche che in qualche modo incidono sulla vita dei figli. Eccoci, allora, non so, intanto magari se ti presenti, Elena, con dei tuoi tratti biografici di cosa stai facendo, di che cosa hai fatto nella tua lunga carriera ormai, come la mia. Sì, buonasera a tutti. Sì, lunga carriera, nel senso che ormai teniamo una certa età, è per quello. Comunque, facciamo che Esatto. comincio dall'inizio, facciamo così, in questa specie di gruppo, di serata, di gruppo di autoaiuto per gli assistenti sociali e per tutti noi. Allora, io praticamente ho cominciato a fare l'assistente sociale insomma, rispetto a questi temi del maltrattamento all'infanzia, anche un po' sulla violenza alle donne, nei lontani anni Ottanta. Cioè, io ho cominciato a lavorare al centro, io sono una milanese, insomma, che negli ultimi anni, diciamo, ho una mamma torinese però, quindi, però, insomma, negli ultimi anni sono venuta a lavorare a Torino, però sono una milanese che ha lavorato per tanti anni al Centro per il Bambino Maltrattato e la Cura Familiare di Milano, appunto. Quindi io ho cominciato, insomma, abbastanza da giovane, diciamo così, avevo un 27 anni a fare questa esperienza nel maltrattamento. A quei tempi, io credo di poter dire, insomma, no, poi la storia l'ha detto, il Centro per il Bambino Maltrattato di Milano era un po' una delle prime esperienze che nascevano in Italia su questo tema del maltrattamento. Ma non solo nel contatto, diciamo, anche con i tribunali per poter proteggere i bambini che venivano allontanati da casa, ma anche per scommettere sul fatto che si potessero un po' provare a sostenere, a curare questi genitori maltrattanti. Io li chiamo ancora così, a volte appunto con Merlino incrociamo il pensiero, però secondo me comunque anche la fragilità di questi genitori che io spesso ho frequentato, diciamo, in tutti questi anni, io credo che richieda una comprensione, ma anche una definizione con delle parole realistiche. È vero, io ho cominciato a lavorare in un posto che si chiamava Centro per il Bambino Maltrattato, quindi cioè, più di così, una vera, come dire, un vero nome da realismo sovietico, no? Diciamo, cioè qualcosa che non si poteva far finta di niente. Ho lavorato, insomma, forse qualcuno nasceva in quegli anni, però quelli che invece un po' più come me hanno un'età, sanno che in quel centro lavoravano, insomma, lavorava Stefano Cirillo, lavorava Marinella Malacrea, lavoravano Bassali, insomma, tanti nomi che hanno fatto la storia che io devo dire ho avuto l'onore di frequentare sin da piccola, ecco, diciamo così. Il Centro per il Bambino Maltrattato aveva un servizio sociale molto, molto forte, all'interno di questo centro che aveva le comunità, che aveva una parte psicologica, aveva, lo dico perché, visto che oggi parliamo di assistenti sociali, io avevo al mio fianco Teresa Bertotti, insomma, un pilastro, diciamo, del maltrattamento all'infanzia e Fanny Marchese, mia grande amica, che quindi, insomma, abbiamo affrontato un po' questa avventura insieme. Devo dire che questa prima esperienza mi ha dato molto, mi ha insegnato molto, forse anche tanto quello che oggi io sono l'ho ricevuto da lì, d'altronde siamo quello che ci hanno fatto da piccoli e quindi
devo dire che io lì tanto l'ho imparata questa cosa del riuscire a tenere insieme la protezione del bambino, ma anche un poter lavorare, un poter cercare di fare dei cambiamenti, dei passi avanti con i genitori che avevano maltrattato, abusato, trascurato, insomma, con chi comunque in qualche modo non era riuscito a svolgere la sua funzione genitoriale. I primi casi sono stati tosti, erano i primi casi, quindi faccio un po' di autobiografia, ma così, insomma, il primo caso che io ho visto al centro per il bambino maltrattato, ecco, voi tenete conto che il centro per il bambino maltrattato era un posto splendido dove imparavi tantissimo, però dove ti buttavano in acqua se sapevi nuotare, ok, se no tanti altri mestieri ci sono, no? Cioè, quindi io il mio primo caso che ho visto al centro per il bambino maltrattato, ancora me lo ricordo, era un bambino piccolino di pochi mesi che era arrivato in ospedale con le ossa rotte, cioè quindi con tutta una serie di fratture che poi l'ospedale milanese aveva appunto segnalato ai vari tribunali, eccetera, eccetera. Era arrivato al centro per il bambino maltrattato, protezione del bambino, lavoro con la famiglia. Non facile naturalmente, nel senso che anche i genitori un po' aggressivi, io questo caso l'ho visto con Stefano Cirillo e con Paola Di Blasio e ancora me li ricordo nella stanza di terapia familiare, io dietro lo specchio, così funzionava, e le prime, l'ho cito perché questi genitori che all'inizio erano aggressivi, che dicevano ma che cosa volete da noi sostanzialmente, le prime piccole ammissioni che hanno fatte, loro erano maltrattanti, cioè nel senso che c'era scritto sulla carta, no? L'ospedale, le prime ammissioni sono state forse il bambino aveva le ossa troppo fragili, quindi siamo partiti, come dire, veramente da qualche cosa che non era proprio la, insomma, il riconoscere, però quel caso è poi andato avanti con buoni cambiamenti di questi giovani genitori, tanto che poi il bambino è ritornato a casa, e quindi con tantissimi supporti, sostegni, pediatri e tutto quanto, però credo che insomma sia stato abbastanza una scommessa su cui si è riusciti ad avere insomma degli elementi positivi. Ecco, qui ho imparato tanto, qui ho dato tanto, poi sicuramente l'avventura con a un certo punto si è creato insomma all'interno, all'esterno, non si è capito bene, del CBM, un centro che si occupava solo di casi di abuso sessuale, e quindi questo centro che come acronimo aveva Ti Ama e ancora ha, perché sono centri attualmente vivi, e quindi con Marinella Malacrea e con parte dei miei colleghi del TIAMA ho affrontato nello specifico queste situazioni, quindi un po' più quelle indicibili, insomma, gli abusi sessuali all'interno della famiglia, quindi qualche cosa anche di difficile a volte da immaginare. E cosa ho fatto? D'altro, c'ho tanti anni, e quindi ecco, sicuramente nel centro TIAMA anche i gruppi di autoaiuto che io ho condotto a volte con Marinella Malacrea mi hanno insegnato tanto, e credo che lì ho imparato il fatto che i gruppi di autoaiuto che facevamo con delle donne adulte, che però sia mamme che non mamme, ma che avevano passato da piccole le esperienze dell'abuso sessuale, quindi fate conto che questo può essere successo una decina di anni fa, quindi se loro da piccole erano state abusate ed erano adulte, voleva dire tanti anni fa, devo dire che questa esperienza di gruppo che noi appunto conducevamo con il gruppo di autoaiuto mi ha insegnato tanto di, cioè, come dire, anche a mettermi nei panni di queste signore che poi avevano subito quelle esperienze, più o meno poi credute, eccetera, eccetera, che nell'attuale di quel momento facevano non facevano le mamme, però insomma con delle storie veramente da sopravvissute. Altro incrocio con i genitori, con le fragilità dei genitori, sono state la mia decina d'anni che ho passato nell'Interland milanese a coordinare equipe tutela minori sostanzialmente, quindi la Lombardia forse è fatta un po' diversa dal Piemonte, quindi queste equipe che io ho coordinato erano composte da assistenti sociali, educatori e psicologi, e dove forse mi sono un po' più spesa, certo con una funzione di coordinamento, però sono sul territorio, un po' più in prima linea rispetto al centro specialistico, diciamo così. E
E poi sono arrivata a Paradigma e quindi nel 2012 ho cominciato a intrecciare la mia vita con i colleghi di Paradigma. Quindi un po' ne ho viste, diciamo così, no? Cioè, io credo che in generale la violenza sui bambini, un po' come la violenza sulle donne, è un male che si deve raccontare, cioè qualche cosa che nell'emergere deve avere qualcuno che lo ascolti. Quindi se io lo incrocio questo col genitore maltrattante, lo incrocio col fatto che tante volte mettersi nei loro panni vuole anche un po' dire raccontare di, come dire, di dolori che loro hanno vissuto in età più tenera, no? Cioè qualche cosa che tu adesso vedi espresso nel maltrattamento, ma che nella loro vita è stato qualche cosa di ancora più dolorosa. E non so, Merlino, ho detto tutto, c'ho tanti anni, quindi non so. Io direi che così hai un po' sintetizzato la tua storia e anche un po' la storia del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia in Italia, perché effettivamente le prime esperienze davvero significative sono state quelle che sono nate alla fine degli anni Ottanta, quando sono stati pubblicati anche, non so, il libro La famiglia maltrattante di Cirillo, piuttosto che poco dopo Segreti di famiglia, in cui si è di Vassalli e Malacrea, e poi con tutta la letteratura successiva. Ed era un terreno completamente nuovo, no? Ci si muoveva in un mondo inesplorato di cui si percepiva poco l'esistenza ancora, no? Si pensava che questi fenomeni fossero fenomeni veramente casi no limite, non fenomeni diffusi. Poi sono passati molti anni da allora e effettivamente c'è stato un cambio culturale, c'è stato un cambio nella legislazione minorile, ci sono stati i successi e gli insuccessi legati al fatto che in tante situazioni, tu hai citato il caso di questo bambino picchiato con le ossa rotte che si è riusciti a restituire alla famiglia, ci sono stati tanti casi in cui probabilmente questo non si è potuto fare. Certi bambini sono andati in adozione, sono andati in affido a lungo termine, insomma. Però il tema di come mettere insieme la cura del bambino, no? Quello che è il tema del riparare il danno che in qualche modo, in modo, tra virgolette, non certo volontario, ma sicuramente grave, dei genitori hanno così prodotto sui propri figli, insomma, ha sempre messo in luce il tema di quanto se il bambino sta sotto un ombrello bucato, si può asciugare il bambino, ma bisogna anche trovare un ombrello o riparato o diverso, no? Sostanzialmente. E sono questi due. Allora, la cosa che volevo chiederti è, siccome lavorare con queste situazioni comporta anche un prezzo emotivo, no? Voglio dire, secondo te, no? Pensando a te nei vari passaggi, cos'è cambiato e cos'è rimasto invece, no? O cos'è rimasto e cos'è cambiato nel tuo modo di accostarti a questi genitori? Sì, è vero, no? Cioè, è vero che il maltrattamento all'infanzia, insomma, incrocia tanto le emozioni delle persone, di tutti noi, degli assistenti sociali, degli psicologi, degli educatori. Cioè, secondo me, in questi giorni ci pensavo un po' al webinar, no? Perché mi preparavo psicologicamente e ho ripensato un po', devo dire, alla mia vita, anche questa cosa, questa mia vita professionale, che poi secondo me nei posti lavorativi si intrecciano anche, no, relazioni personali, affettività. Quindi, come dire, che cosa era successo, che cosa era cambiato? Cioè, sicuramente forse quello che è cambiato è che ho capito un po' di più che per lavorare con i genitori di questo tipo bisogna scommettere sui cambiamenti, no? Cioè, bisogna pensare, avere fiducia nel genere umano che effettivamente può cambiare, perché se no, altrimenti è vero che la fotografia, insomma, quello che noi vediamo di quando un bambino viene allontanato da casa o comunque, insomma, viene messo in una brutta situazione, diciamo così, no? Possiamo trovare tanti sinonimi, diciamo, ma comunque al maltrattamento,
cioè qualche volta emotivamente verrebbe, no, da mettere tutti dentro una stanza e buttare via la chiave, come a volte dice mio marito che non ne capisce niente di questa materia, no? Cioè dice, ma come fai? Cioè secondo me c'è di base in chi lavora in questo settore, deve esserci questa fiducia un po', no? Un po' nel genere umano, un po' nel fatto che ci possano essere dei cambiamenti, perché altrimenti secondo me anche il rapporto poi con gli adulti, anche con i bambini, fallisce, no? Cioè, se no la fotografia non è un granché se ti occupi di maltrattamento in famiglia. Forse un'altra cosa che ho imparato è che spesso si aiutano i genitori ascoltando i bambini, no? Nel senso che poi sono sempre due poli che uno, no? L'ascolto del bambino, l'aiuto al genitore, cioè sono sempre due poli che l'assistente sociale, ma anche gli altri operatori devono tenere un po' insieme in queste situazioni familiari. Io credo che tante volte il come aiutare i genitori ce l'hanno un po' detto i bambini, non solo le nostre diagnosi, prognosi o altre cose. Quindi tu prima citavi, no, questi più di 30 anni praticamente che lì dove l'Italia si è cimentata in questo discorso del maltrattamento, e non solo, perché, no, si prende tutte le convenzioni internazionali eccetera eccetera, sono molto andate sull'ascolto dei bambini. Qualche volta anche questo ascolto io credo va un po' poi modellato, no? Ho visto come effettivamente agirlo. Forse un'altra cosa che ho un po' imparato, che, no, sperimentando il lavoro, è che per lavorare con questi genitori, adesso dico l'assistente sociale perché faccio l'assistente sociale, ma secondo me è un po' universale, bisogna anche avere un po' un mix di coraggio e prudenza, cioè nel senso che secondo me qualche volta bisogna scommetterci anche sui ritorni a casa dei bambini. Non ritorneranno magari con due genitori del Mulino Bianco, della famiglia del Mulino Bianco, però comunque qualche volta dare fiducia può essere utile nel sottolineare anche gli elementi positivi e non solo quelli negativi che questi genitori fanno. Sono bravissimi, no, invece a esprimere magari un po' di più, cioè quelli negativi. E forse ho imparato anche un po' la pazienza, non è proprio una mia dote di quelle lì nel DNA, tu lo sai, e invece ho imparato che quello che forse con questi genitori bisogna fare, sia con i papà che con le mamme, qualche volta avere pazienza, cioè anche essere in una situazione in cui avere sempre... cioè allenarsi anche noi stessi operatori nell'equipe eccetera ad avere una sorta di pensiero sul fatto che comunque per i cambiamenti richiedono tempo, ma forse anche nelle nostre vite va così, e quindi questo mettersi un po' nei panni del genitore maltrattante, che non è facilissimo secondo me, perché in qualche modo diciamo che è un po', almeno la mia esperienza dice che è un po' più facile mettersi nei panni del bambino maltrattato. Mettersi nei panni del genitore maltrattante forse mi insegna un po' questa cosa, no? I cambiamenti richiedono tempo, lo si dice tante volte, però poi quando c'è qualche mamma o qualche papà che ci fa un po' spazientire, diciamo così, forse io ho imparato che bisogna ricordarsi un po' questo, ecco. È come se secondo me lavorare con i genitori maltrattanti è un po' andare avanti a scommesse, no? Cioè avere questa anche questa elasticità, insomma, che uno sviluppa col tempo, questa capacità di fare fare ogni tanto ricalcolo, no? Cioè di riuscire a volte a rimettersi in gioco, di partire con un'ipotesi e poi magari invece non è proprio così. Non so se ho risposto. Beh, direi che hai dato degli spunti che penso siano interessanti. Intanto comincio a dire a tutti coloro che sono presenti, sono più di 40 persone che partecipano, che possono poi magari fra qualche minuto cominciare anche a scrivere dei loro pensieri, condividerli. Cioè la nostra idea è anche quella che non siano solo monologhi, no? di chi è stato invitato, ma ci sia anche la possibilità di ricevere domande e osservazioni. Si può fare scrivendo, si può fare alzando la mano e si può, così viene data la parola diretta e ci si può anche ascoltare. Ma
Volevo provare, visto che il focus oggi era legato alla figura dell'assistente sociale, ma cosa può fare? Qual è il pezzo? No? Noi pensiamo all'interprofessionalità, al fatto che questi casi richiedono una rete, no? E le reti sono poi anche faticose, gli scambi, mettere insieme dei punti di vista anche diversi, eccetera. Però provando a pensare un po' al pezzo, no? Che può fare l'assistente sociale o che si trova a fare l'assistente sociale con queste famiglie, con questi genitori, cos'è che caratterizza di più il lavoro sociale con queste, in queste situazioni? Che è molto legato a quella eterna questione del controllo, del sostegno, no? E quindi le vecchie storie dell'assistente sociale, che è quella carabiniere, no? Il poliziotto cattivo, e poi allora arrivano i poliziotti buoni che sono gli psicologi, magari, o viceversa, a volte. Però adesso, a parte questo, cosa pensi che possa dare l'assistente sociale più specificatamente in queste situazioni, con i genitori in te? Sì, cioè è l'annoso ruolo dell'assistente sociale, no? Tanto dibattito c'è stato, appunto, e ancora c'è. Io credo che negli ultimi anni, cioè, fiumi di letteratura si sono spesi sul ruolo dell'assistente sociale all'interno dell'equipe. Il maltrattamento, come dici tu, cioè affrontare queste case, queste famiglie, questi genitori, richiede varie professioni, insomma, no? Che si mettono intorno a un tavolo. Io quello che credo è che però ognuno deve fare un pezzetto, cioè io non ho mai molto creduto al fatto che si fanno le cose insieme, cioè si fanno le cose insieme a volte, però più che altro ognuno fa il suo pezzo e poi si mettono insieme. Quindi io penso a un assistente sociale che faccia delle cose da sola anche con questi genitori, no? Cioè non per dire sempre insieme all'educatore o con lo psicologo, cioè io la penso, e poi la penso, ma anche quello che ho fatto anch'io nella vita, nel senso che in fondo questa quando hai un po' di anni, quando raggiungi una certa età, hai un po' intrecciato sia la teoria che la pratica, no? Diciamo così, in queste situazioni. Io negli ultimi tempi penso che l'assistente sociale per i genitori di questo tipo dovrebbe essere una specie di coach, no? Cioè adesso il coaching, il fatto che si parli di coach è una cosa anche un po' di moda, diciamo così, no? Qualcuno può dire un po' un'americanata questa, però in realtà secondo me, non so, è un tema che mi appassiona, perché secondo me l'assistente sociale potrebbe, proprio anche come ruolo un po' più pratico, un po' più pragmatico rispetto, non so, allo psicologo o altre, no, categorie di operatori, potrebbe essere qualcuno che allena questi genitori in difficoltà a far qualcosa di buono, diciamo così, no? Cioè andare in una direzione invece di genitorialità più positiva, di rapporto con il loro figlio più positivo. Io ultimamente me la vedo così, perché in fondo se tu pensi all'assistente sociale un po' più come allenatore, no? Invece che appunto la funzione controllo, sostegno, tanto poi abbiamo capito a un certo punto tanti anni fa che facevamo tutte e due, no? Cioè nel senso che comunque l'assistente sociale per lavorare in questo campo, poi non so, con gli anziani sarà un'altra cosa, ma con i genitori di questo tipo doveva avere entrambe le funzioni, era impossibile che ne avesse una sola. Secondo me l'assistente sociale può essere più vicino all'azione anche, no? Con l'adulto, col genitore, è il fare, cioè è darsi un obiettivo ma poi anche fare qualcosa nella pratica a volte, che aiuta il genitore ad essere anche un po' più soddisfatto di lui stesso. In fondo i genitori maltrattanti non sono contenti di loro stessi, io credo, no? Cioè sono i vecchi discorsi, cioè noi entriamo in fondo in queste famiglie cercando di non essere l'elefante nella cristalleria, no? Cioè nel senso che in fondo le famiglie che noi vediamo, bambini, genitori e quant'altro, è come se fossero un nodo di sofferenze messe insieme. Quindi secondo me, se oggi parliamo un po' di più, no, dei genitori, cioè gli stessi questi genitori in difficoltà, se riescono a fare qualcosa di buono sono contenti, no? Cioè se riescono a fare qualcosa che li porta in una relazione più proficua con i loro figli,
riescono a, no, a trarne giovamento. Noi abbiamo visto, no, dei casi che comunque dove si partiva magari anche noi da degli elementi molto negativi verso quei genitori, eccetera, che poi dando degli input positivi hanno, invece sono riusciti a fare delle cose che non ci saremmo immaginate. E quindi, non so, mi sembra che una delle caratteristiche del servizio sociale, no, è l'essere un po' più vicino agli adulti nella parte pratica. Lo psicologo, lo sappiamo, no, in fondo sta un po' più nella sua stanzetta, diciamo così, o comunque va su delle caratteristiche che sono invece un po' più di mentalizzazione, di cose, insomma, tutto quello, non sto io a dirlo. L'assistenza sociale accompagna per un pezzo queste famiglie, e è uno strumento molto, molto concreto. Io credo che una cosa che anche l'assistente sociale debba tenersi a mente, che a un certo punto però, se noi oggi parliamo in modo molto teorico, no? Cioè molto così tra l'autocoscienza e la teoria, è vero che poi quando siamo di fronte alla famiglia Rossi le cose sono diverse, però debba anche un po' avere in mente che a un certo punto, quando i cambiamenti sono buoni, un bambino può ritornare con i suoi genitori, insomma tutte quelle cose lì, bisogna anche lasciarli andare. Cioè, credo che un altro tema del servizio sociale, degli assistenti sociali, sia un po' quella, forse non solo di questa categoria, ma noi adesso oggi parliamo di questa, sia anche un po' quella che poi in queste situazioni alla fine ti appassiona anche un po'. E il rischio è che poi li si accompagnano per tutta la vita, mentre invece io penso che se a un certo punto lì la stampella, continuare a essere la stampella di una situazione atrofizza, no? Cioè a un certo punto devi lasciarli andare. E quella, tornando al bambino maltrattato di prima, quello con le ossa rotte, piccolino, cioè proprio quelle robe che anche emotivamente, appunto, me le ricordo ancora a distanza di 35 anni, a un certo punto il bambino è tornato a casa. Non è che non ci fossero patemi, cioè nel senso che comunque c'era tutta una grande rete di servizi, noi del CDM, i servizi del territorio, il pediatra, il giudice, insomma tutti erano un po' lì col fiato sospeso, però qualche volta io credo che un pochettino bisogna rischiare col paracadute, no? Quindi l'assistente sociale fa un pezzetto di questo paracadute molto, molto pratico. E poi volevo dire una cosa, non so, che mi è venuta in mente facendo questi pensieri, non so se devo dirla adesso, c'è un'altra domanda, non la dico adesso, che secondo me noi assistenti sociali dobbiamo valorizzare a mille le visite domiciliari. Cioè io sono affezionata alle visite domiciliari, perché secondo me sono uno strumento che sta nel nostro zainetto, come si dice, e che rivelano tantissimo di come sono le famiglie. Tanto ormai, voglio dire, lo sappiamo che non è che è solo il controllo di andare a vedere, no, se la casa è sporca o pulita oppure dove dormono. Cioè, secondo me, andare a vedere dove le persone abitano dice tantissimo delle famiglie, non solo dei genitori di questo tipo, secondo me di tutti noi, no? Ma comunque è una grande risorsa che noi qualche volta sottovalutiamo, nel senso che il poco tempo, il fatto che comunque uno dice vabbè, cioè qualche volta io che un po' da, cioè diciamo che ho cominciato già dal CBM, insomma, ma comunque anche in questi anni, no, facendo formazione agli assistenti sociali, le supervisioni eccetera, a volte un po' mi scandalizzo del fatto che l'assistente sociale fa la visita domiciliare però poi non lo scrive nella relazione, no? Cioè mi è capitato, vabbè, ma faccio la cioè secondo me ci sono degli strumenti magari anche un po' antichi, diciamo così, no, che l'assistente sociale ha, che non hanno altre, no, categorie di operatori, e che qualche volta deve magari un po' più valorizzare. D'altronde noi assistenti sociali ci abbiamo, no, un po' questa cosa di, cioè che qualche volta non ci valorizziamo abbastanza, no? Cioè che siamo sempre lì un po' ad arrampicarci, ma lo dico anche così ironicamente, no? Poi io faccio l'assistente sociale, lo posso dire, lo dicesse lo psicologo, no, ma lo dico io. Per cui qualche volta valorizziamolo. Ecco, io vorrei fare un'ode alla visita domiciliare, perché secondo me quello in queste situazioni, anche nell'argomento di oggi, dice tanto, ma sia che il bambino sia a casa, sia che non sia a casa, cioè non lo metterei solo in una,
in una situazione di andare a vedere dove vive il bambino. Andiamo a vedere come, no, come vivono i nostri genitori di Pierino, ecco. Quindi, cioè, ce ne sono tante di specificità dell'assistente sociale, qualche volta non le valorizziamo abbastanza, ma ce l'abbiamo nella cassetta degli attrezzi e sono diverse, sono più dirette e qualche volta, adesso non vorrei appunto essere, però anche magari un po' più nella pratica efficaci, ecco, ho fatto la ode all'assistente sociale? Certo, ma d'altra parte mi sembra anche giusto che questa professione venga giustamente collocata non solo però in una dimensione, perché il rischio un po', a volte si ha un po' la percezione che il rischio sia quella che deve eseguire i provvedimenti, deve dare le brutte notizie, no? Si va a parlare al bambino, si dicono le cose negative, no? E anche col genitore il rischio è quello che si intervenga sempre sulla, tra virgolette, come si può dire, sottolineatura di ciò che non ha funzionato, no? Tu prima citavi il coach, no? L'idea del coaching. L'idea del coaching è l'idea dell'allenatore, no? Della persona che è orientata a far sì che l'altro funzioni meglio, no? E metta al massimo in gioco le sue risorse, no? Allora, mi stavo chiedendo un po' qual è la tua percezione oggi di quali sono le fatiche che si fanno in questo, no? Perché il rischio è quello di essere risucchiati nel negativo, no? In ciò che non funziona, negli aspetti di limite, negli aspetti anche psicopatologici che ci sono, eccetera. Come si fa a mantenere un assetto di promozione delle risorse, ma nello stesso tempo anche però di attenzione al fatto che comunque gli aspetti di criticità non vanno negati, ecco, voglio dire, no? Sì. Sì, perché è sempre questo difficile filo, diciamo, no, che tiene insieme il bambino con i suoi genitori, cioè nel senso che prima dicevo, no, io la parola maltrattamento la uso ancora, cioè nel senso, comunque è vero che questi genitori abbiamo visto che poi vanno, cioè se noi le guardiamo solo per quell'aspetto, la fotografia fa abbastanza schifo di solito, no? Cioè, quindi, cioè, se non ci mettiamo a vedere come potrebbe cambiare questa situazione, quindi cioè, io credo che qualche volta si possa provare a lavorare su quelle che possono essere le opzioni, anche con loro, proprio come coach, no? Un po' con questa parola, su quali possono essere le opzioni possibili in quel momento, cioè col genitore, cercando di capire che cosa, e questo può essere, lo dico come cosa che può, come dire, può, diciamo, facilitare, no? Comunque, insomma, portare in una direzione positiva il lavoro, perché appunto, come dicevi anche tu, l'assistente sociale poi è comunque sempre più vista come la controllora, il ruolo più in contatto anche come figura professionale con i giudici, col tribunale, quella che esegue i provvedimenti, insomma c'era pure, no? Cioè, il libro L'assistente sociale ruba i bambini ha fatto epoca, ma esprimeva, cioè, qualcosa, no, di veramente, ci sono stati tempi in cui non si poteva pronunciare la parola assistente sociale, no? Neanche nei media, insomma. E quindi, cioè, secondo me ci può aiutare questo. È vero che una cosa che io credo l'assistente sociale deve riuscire un po' a fuggire è la solitudine, no? Cioè, nel senso che è vero che è una figura in qualche modo a volte più fragile, più vissuta dai genitori come controllora, credo che però il lavoro di equipe, no, che è tutto, insomma, un po' ormai è vecchia storia che osanniamo, eccetera, però è vero, cioè in questi casi anche riuscire a trovare a incrociare le idee col tuo collega psicologo, educatore, piuttosto, no, che nella rete, nelle difficili reti che noi tutti sappiamo poi ci si possono creare, può essere una risorsa per l'assistente sociale.
facilita il compito, perché io credo che sia vero che poi, se no, il rischio è la lamentela. Che facendo l'assistenza sociale viene facile, no? Perché, vabbè, a parte forse io ho avuto anche una storia un po' privilegiata, diciamo così, no? Ho fatto l'assistente sociale nel centro per i bambini maltrattati, ho sempre vissuto comunque in situazioni dove io lavoravo con un'equipe specialistica, dove un po' comunque, ma più di un po', diciamo, no? Uno si sceglieva, no? Cioè, perché sceglievi di lavorare con quei colleghi, mentre invece spesso, insomma, la realtà di un assistente sociale che lavora in un servizio del territorio è di andare a lavorare al servizio sociale, poi i colleghi che ti trovi e qualche volta nelle realtà un po' più piccole puoi essere anche da sola e, no, e magari vedere lo psicologo anche solo ogni tanto. Cioè, quindi io credo che un punto difficile che può diventare una forza è il fatto di uscire, cioè di cercare di uscire dalla solitudine del pensiero su questi casi, perché su questi genitori, adesso noi parliamo, no, sempre della parte adulta, e dare parola appunto anche a che cosa hanno fatto, a che cosa è successo nella loro famiglia, che può essere appunto, se li vediamo noi, è che qualcosa di non tanto funzionale è successo, no? Se arrivano a qualcuno che si occupa di maltrattamento, riuscire a dare parola a questo fatto aiuta tutti. Io qualche volta con le mie colleghe assistenti sociali del CBM ci siamo cimentati, un po' di anni fa, a scrivere anche qualche cosa, perché io credo anche che questa è un'altra cosa che devono fare gli assistenti sociali. Adesso faccio la professoressa. Secondo me bisogna a volte scrivere le cose che facciamo e valorizzarle, perché invece siamo poco scrittori, scrittrici, no? Cioè, nel senso che facciamo un casino di cose, facciamo un sacco di cose, però magari un po' meno ci prendiamo del tempo per mettere nero su bianco. E appunto mi è un po' preparando una cosa che dovevo fare, un po' pensando a questo webinar, sono andata a rivedermi questo articolo che avevamo scritto per un libro, per l'ascolto del minore, di Donata Bianchi, che abbiamo scritto un capitoletto io e Fanny Marchese, appunto la mia amica speciale, quindi dico che era anche l'assistente sociale con cui ho vissuto tante cose, e abbiamo scritto questo articolo che ho riletto e ho visto che citavamo, ad esempio, il titolo a noi affidato, no, all'interno di questo libro, che era l'ascolto del minore, era il ruolo dei servizi sociali, no, anche nel rapporto con i bambini, con le famiglie. E noi in questo articolo, io non mi ricordavo neanche più, avevamo citato un assistente sociale che non riusciva a dire la parola maltrattamento, cioè che parlando col bambino, praticamente, a cui doveva spiegare un po' questo allontanamento da casa, aveva cominciato a dire: sai, perché comunque la tua famiglia è in una situazione difficile, perché comunque ci dobbiamo occupare di lei, della mamma, del papà, cioè non riusciva a essere. E dove a un certo punto, testuali parole del bambino, a un certo punto il bambino gli ha detto: ok, ho capito, mi dovete allontanare da casa, perché comunque mio papà mi dà un sacco di botte e quindi io ho i lividi e sono anche quelli che ha visto la maestra. Cioè, io ho riletto appunto questo capitoletto di ormai 11 anni fa. Non vorrei si ritornasse nella stessa situazione, non so come dire, no? Cioè, ci abbiamo messo tanto negli anni Ottanta per arrivare a dire che i panni sporchi non si lavano in famiglia, no? Cioè, nel senso che comunque ci potesse essere una possibilità di uscita da queste drammatiche situazioni, che qualche volta voleva dire l'allontanamento, che magari qualche altra volta no, però insomma che ci potesse essere una via d'uscita. Io, come la faccio come riflessione personale, vorrei che il pensiero, ma anche il mio, no, arrivasse in una direzione di dire che questi genitori sono fragili, sono da aiutare, bisogna fare il coach e bisogna, come dire, sottolineare gli aspetti positivi che comunque ci sono in una relazione con il loro figlio, perché non è mai, no, tutto negativo. Senza però dimenticare che dare parola alla violenza vuole anche dire che sono stati maltrattanti, no? Perché se no
come quel bambino viene da dire, ok, mi stai cercando di dire questa roba qui, ma in realtà cioè, io sulla mia pelle quelle cose lì ce le ho, no? Che poi possa essere il maltrattamento, l'abuso sessuale, la trascuratezza, però insomma quella roba lì che è il maltrattino trattamento non è, non so, cioè bisogna secondo me stare attenti a non far finta che quella cosa lì non ci sia stata e agire solo tra virgolette, ma sulla parte fragile di quel genitore che comunque certo se il genitore è diventato così vuol dire che da piccolo anche a lui magari qualcosa avranno fatto, che ha sofferto, eccetera, eccetera. Cioè, e non so se forse l'assistente sociale ha un ruolo più da, qualche volta anche un po' più realista, no? Cioè che può andare anche sugli inizi di quella storia, di quando all'inizio è stato preso in carico quel caso, da quel servizio, da quel centro, che era quella roba lì, però erano anche i lividi sulla creatura, no? Piuttosto che la trascuratezza, non vedere il bambino, eccetera, eccetera. Quindi cioè, cosa rende difficile e cosa facilita? Sì, credo che l'incrocio di questi elementi per un assistente sociale possano dare una mano. E poi io credo che riesce a lavorare tanti anni su questo tema, no? Cioè io così, cioè, come dicevi tu sei la storia del maltrattamento, cioè nel senso io in effetti ho cominciato nell'88 a lavorare al CBM, il Centro Bambino Maltrattato era nato nell'85 e poi mi sono appassionata, cioè è un lavoro che tuttora faccio abbastanza con passione, diciamo così, anche se ormai ho 60 anni, quindi cioè, però secondo me c'è questo filo che aiuta a non vivere, proprio perché sono situazioni emotivamente così cariche, da soli queste cose che sono tragedie, perché noi ormai stiamo in mezzo a queste situazioni così folli, ma se solo tu parli con... Io a volte parlo con mio marito, no? Quindi che fa tutt'altro mestiere. Quando lui ascolta queste storie dice, ma voi siete pazzi, cioè nel senso che effettivamente è una parte della realtà, perché i bambini maltrattati ci sono dappertutto, che però chi non è in queste dinamiche non vede mica. E quindi, non so, mi fa riflettere questa cosa sul fatto che comunque abbiamo bisogno di un po' farci l'un l'altro gruppo di autoaiuto a volte, no? Perché comunque è vero che affrontiamo delle situazioni veramente da tragiche. Senti, mi taccio? No, stavo cercando di... perché io incontro, no? Spesso facendo le supervisioni o negli incontri di rete, no? La rabbia degli operatori nei confronti dei genitori. No? O il senso di impotenza e quindi di sconfitta. E effettivamente un coach arrabbiato o sconfitto, no? Nello stesso tempo, però non so se a te è capitato qualche volta di essere arrabbiata o col senso di sconfitta. Qual è l'antidoto, no? Nel senso che cos'è che serve per poter trasformare, no? Delle emozioni che ci stanno in qualcosa che però non sia la sconfitta del tentativo di scommessa sul cambiamento, no? Nel senso che a me viene da pensare che questi genitori, tra virgolette, vanno un po', che arrivano anche abbastanza indisponenti in certi momenti, molto, ma che soprattutto sono sfiduciati nelle loro possibilità, cioè attaccano perché non credono di poter cambiare, quindi in qualche modo, o che ci sia un cambiamento possibile. Com'è che si fa ripartire un film sul positivo? Non so, a me viene l'idea che forse anche una sfida, no? Cioè, dargli la possibilità di un riscatto. Non so se questo tema può essere un tema emotivo che forse l'assistente sociale più libera anche da coordinate di setting, di posizione, eccetera. Così come magari potrebbe essere per gli educatori, potrebbero essere delle persone che ingaggiano una sfida, non però nel dimostrare che non vali, ma nel dimostrare che tu ce la puoi fare. Sì, perché in effetti l'obiettivo della,
della sfida del coach è quello, no? Cioè, se noi ci mettiamo la maglietta del coach è quella cosa lì, però il coach si arrabbia qualche volta, no? Cioè, io che credo che anche chi fa formazione debba sempre stare un po' sul campo di battaglia, no? A vedere qualche situazione, a stare con qualche genitore, a fare i colloqui, eccetera, eccetera. Sì, credo di essermi arrabbiata più volte con delle mamme, con dei papà, quindi non è proprio che l'assistente sociale, se fa il coach, non ha le emozioni. Faccio che cosa? Scusa, ma sì. Ti fanno più arrabbiare le mamme o i papà? Io preferisco le donne in linea di massima, però no, però non lo so, forse più le mamme. Tu dici che è una questione, dicevo, la mamma catechista, non so, forse è quello. Io forse ho lavorato anche molto sul discorso, insomma, delle donne, della violenza alle donne. Sì, forse mi fanno di più arrabbiare le mamme. Però quando mi fanno arrabbiare, è vero che il coach arrabbiato non dà risultati, no? Perché comunque poi forse a noi assistenti sociali ci viene poi questa cosa un po' da bacchetta, no? C'è un po' da fare le professoresse un po' arrabbiate, ecco, quelle cose lì, e quindi sicuramente non giova. Che cosa, cioè, oltre che fare un lungo respiro, credo che, non so, io credo che se penso a cosa aiuta me è fermarmi un attimo e capire e incrociare il pensiero con qualche mio collega, ecco, cioè, nel senso, avere un po' la consapevolezza che si sta andando su un terreno che così non se ne cava un ragno dal buco, perché tu, il coach si arrabbia, la mamma si arrabbia, e piuttosto che non fa quello che tu penseresti che dovrebbe fare, e però poi diventa un minestrone tale che non capisci più niente. Sì, no, credo che... Perché però d'altronde devi incrociare il fatto che il coach è essere umano, no? Cioè, nel senso, l'assistente sociale, piuttosto che... Cioè, nel senso che comunque io ho sempre pensato, facendo questo lavoro, che non è che... Le emozioni non ci sono adesso, perché stasera parliamo di genitori maltrattanti, ma figuriamoci, no, con i bambini maltrattati, non è che le emozioni non ci sono, è che a un certo punto queste emozioni tu sei un po' più capace, un po' più allenato a maneggiarle, no? Cioè a cercare di farle andare in un modo positivo, però... Che non so, che la mamma che un po' ti prende in giro, comunque magari dice che fa le cose e poi non le fa, no? Cioè, degli esempi, tanti esempi ci sono, o anche papà, a me mi fanno arrabbiare un po' anche i papà, forse di più le mamme, ma può darsi che per una questione di genere, però anche un po' i papà, sicuramente. Cioè, dobbiamo anche avere in mente che queste sono persone che un po' mettono alla prova, io credo, no? Cioè, o che comunque nel momento in cui anche sentono che magari c'è un minimo di sintonia, diciamo così, con l'operatore, con l'assistente sociale, devono distruggere, perché quello è il loro un po', perché il loro neurone va un po' così, no? Per quello che hanno vissuto, per eccetera, eccetera. Per cui sì, non so, io direi così, che ti fermi un attimo, capisci che tanto quella strada lì non funziona, e io continuo a credere che se anche tu, operatore, parli con qualcuno, quello ti serve, perché sicuramente l'altro dell'equipo, del tuo servizio, con cui parli è un po' più meta, come si direbbe, no? Cioè un po' più fuori dall'incrocio con quel genitore diretto, e quindi poi ti aiuta a vedere che forse così non va. Ok, ma io intanto stimolerei le persone a intervenire, a fare commenti. Due commenti ci sono già stati. Provo a rileggerli, no? Una è la collega Maria Cristina Pantone, e scrive: raccolgo la domanda circa cosa può fare l'assistente sociale con i genitori maltrattanti. La persona è portatrice di un bisogno, di una risorsa, e va scoperta nella sua potenzialità. L'azione propositiva, proattiva e potenziante le dimensioni dell'adulto è valorizzare la funzione di essere e fare il genitore, no? Il mostro è agli occhi di chi guarda. Mi sembra interessante, no? Questa logica, che
è certamente quella di vedere, partire, no? Dagli aspetti di potenzialità e non dai limiti, no? Perché sui limiti si costruisce poco, mi sembra un po' questo un pensiero che arriva dalla collega. Un'altra collega dice, Sabina Germain Zago, dice l'importanza del ruolo dell'assistente sociale quale connettore, no? Tra famiglia e i vari attori sulla scena della tutela, pediatra, scuola, psicologo, giudice. Nell'esperienza è importante riconoscere questa peculiarità di riuscire a contribuire ad una lettura collettiva e compartecipata, no? Non so quali sono i tuoi pensieri rispetto a questi due interventi, uno centrato sul tema del valorizzare la risorsa e le potenzialità e l'altro è il tema dell'assistente sociale come connettore, costruttore di reti, perché anche questo è un compito faticoso. Faticosissimo, secondo me. Sì, però io sono d'accordo, cioè secondo me io penso e spesso dico che nessun intervento specialistico, anche degli specialisti più specialisti, può stare in piedi se non c'è una buona manutenzione della rete, cioè perché questo è l'annoso problema. Se anche diventiamo tutti specialisti degli specialisti e tutti bravissimi a trattare coi genitori di questo tipo, se però ognuno se ne sta nel suo studiolo, no? Nel suo ufficio, nel suo centro, sicuramente non funziona l'intervento, non funziona il lavoro dello specialista più specialista. Quindi spesso è l'assistente sociale, no? Che fa un po' questo lavoro di connettore, mi piace, no? Questa parola, cioè del fatto che comunque cerca di connettere, di mettere insieme anche le varie risorse. Qualche volta con successo, qualche volta magari un po' meno, però è vero che questa è un po' alla figura dell'assistente sociale che si attribuisce storicamente, noi ce la siamo anche presa, credo, storicamente, no? Questa funzione di un po' esperte della connessione, di esperte di come poter fare, io direi più, non solo connettere, ma proprio fare una manutenzione della rete, no? Perché poi le reti vanno nel tempo, no? Cioè comunque qualche volta tutti l'abbiamo sperimentato nel fatto che facendo le reti magari non tutti si era d'accordo sullo stesso pensiero. E questo ruolo dell'assistente sociale che un po' tira anche le fila a volte, no? Cioè che è un ruolo importante è complicato, io direi. Sì, mi sembra anche che a volte si abbia un po' la percezione che effettivamente lo si viva come un compito un po' da segreteria del gruppo e che questo forse è una cosa che fa fatica per l'assistente sociale, no? Che si sente come quella che per la sua posizione è costretta a rintracciare Tizio, Caio, Sempronio, metterli insieme, eccetera. E che questo lavoro sembri un po' un lavoro di serie B. Sì, è vero, no? Perché qualche volta ci viene un po' da sbuffare, però forse è che l'assistente sociale è più capace di curarle anche le reti, io credo. Quindi questo lavoro che sembra un mero lavoro, no? Di segreteria, in realtà non lo è per niente, perché comunque, anzi, io credo che sono abbastanza convinta, insomma, del fatto che quel lavoro lì lo può fare solo l'assistente sociale, cioè che è come se fosse una sua peculiarità. Non è la stessa cosa se quella rete lì viene curata, viene fatta la manutenzione da un'altra figura professionale. Perché in fondo le assistenti sociali è questa materia anche che studiano all'università, no? Cioè l'organizzazione, il fatto che ci siano comunque dei sofisticati anche sistemi per riuscire a tenere insieme. Qualche volta la telefonata che tiene insieme, non so, il pediatra, lo psicologo, piuttosto che organizzare, no, quella rete, quella data, trovare che vada bene per tutti, che effettivamente a volte è anche un po' noioso, e tutti noi lo sappiamo, insomma, un po', le assistenti sociali lo sanno per esperienza, però poi fa una grande cosa, perché se tu non ti siedi, ad esempio, a un certo punto tutti intorno a un tavolo, appunto, e capisci in che direzione andare, e tutti i bellissimi interventi che tutti gli operatori stanno facendo crollano, no? Quindi una manutenzione forse
Cioè, secondo me c'è proprio una cura di questo aspetto intesa come cura proprio, nel senso che non è facilissimo, ci vogliono delle capacità, ci vuole anche un po' di situazioni in cui riesci a convincere anche un po' tutti che quella è una cosa utile. C'è un ulteriore intervento che rinforza questi concetti. Io sollecito tutti anche ad alzare le mani e intervenire, che sentiamo qualche voce, che racconta qualcosa che può essere uno stimolo per tutto il gruppo che ascolta. Quanto sia importante, dice Antonella, un lavoro di rete soprattutto con la scuola. Anche qui è un tema che negli anni è stato molto, molto, così dire, sostenuto da parte dei servizi sociali, no? Le insegnanti sono importanti anche nel lavoro dell'assistente sociale. Importante la figura di un coordinatore per la tutela dei minori. E poi dice grazie per i punti su cui riflettere. E qui un altro tema interessante, no? Di quanto il lavoro con la scuola sia un lavoro faticoso, ma assolutamente prezioso in queste situazioni. Sì, assolutamente. Sì. Quando Poi ero giù. vado ancora avanti, visto che c'era ancora un intervento per dare davvero la possibilità alle persone di. Emanuele Armani scrive: La sfida è quella di riscoprire il desiderio dei genitori maltrattanti, tenendo presente che senza la loro parte non funziona. L'ottimismo di ruolo è essenziale, senza dimenticare che l'altro può non essere d'accordo e può anche non aderire. Questo aspetto spesso non si guarda perché la si pensa come un fallimento del professionista. Ma questa verifica di una reale relazione d'aiuto serve a noi, serve a quel bambino. In merito alla rabbia, io credo che sia uno sbilanciamento che non dipende quasi mai dalla persona che si ha di fronte, ma da questioni nostre personali. Qui è una bella stimolo che viene da Emanuele Armani, no? Nel senso, ci dice, ma noi gli possiamo fare una proposta di cambiamento, l'altro può anche non accettarla o non trovarne le ragioni. E l'altro è quello che la rabbia è qualcosa che probabilmente risuona in noi perché certe situazioni, certi temi emotivi toccano delle corde che in qualche modo forse sono delle corde nostre sensibili. E qui mette in luce il tema anche della formazione del sé, no? Dell'assistente sociale che non so io cosa ne pensano tutti quelli che ascoltano, eccetera, che l'assistente sociale si trova, come anche gli educatori, a lavorare su dei temi incandescenti a livello relazionale, emotivo, di sofferenza, eccetera, e sicuramente l'attrezzatura che gli proviene dalla formazione è un'attrezzatura che forse non è così forte, no? Nel senso che le formazioni per le figure dell'assistente sociale, eccetera, che sono formazioni di alta qualità professionale, su questo tema della formazione emotiva, della cura di sé, del lavoro sulle proprie emozioni, forse andrebbe maggiormente sviluppata. Non so cosa ne pensi tu e cosa ne pensano anche chi ci sta in qualche modo ascoltando. No, io ne penso che è vero, cioè nel senso soprattutto per una figura come l'assistente sociale, forse, no? Che appunto è sempre molto presa dal fare, no? L'azione caratterizza il nostro intervento e siamo però vicini alla sofferenza come gli educatori, no? Cioè spesso gli educatori delle comunità, poi forse ancora più nella quotidianità, no? Della sofferenza. Quindi è vero che tu affronti questi temi così delicati con un bagaglio che poi ognuno di noi ha, ma che, no, che soprattutto direi, cioè quando affronti il maltrattamento all'interno della famiglia, chiaramente, cioè sono grandi temi. Sì, io sono d'accordo che bisognerebbe andare un po' più su questo, perché non è come affrontare. Cioè, l'assistenza sociale può fare tanti lavori nella vita, no? Cioè, non è che tutte si occupano di maltrattamento all'infanzia, grazie a Dio ci sono tanti settori. Altri settori sono un po' meno carichi, magari, di emozioni, ma questo appunto dei bambini maltrattati, del maltrattamento all'interno dell'infanzia, della famiglia, sicuramente
Sì. Vediamo se ci sono altri che vogliono darci qualche spunto su questo tema, no? Perché è un tema che si sta molto dibattendo nell'ambito delle formazioni professionali. Faccio degli esempi, il tema davvero della mindfulness, no? Quasi come una risorsa professionale, no? Ma pensiamo a tutto il tema che ha toccato in questo momento la pandemia con l'esposizione emotiva degli infermieri e dei medici sul fronte, no, del Covid, della gestione del dolore, della sofferenza, e quanto queste professioni, e in questo senso l'assistente sociale però non è da meno, no? Vanno a toccare delle corde di intensità emotiva, la risposta al tema dell'aggressività anche del genitore, no? Come l'affrontiamo l'aggressività? Perché ci sono tutta una serie di strumenti di lavoro, anche di tecniche, no? Rispetto al tema del come contenere gli aspetti aggressivi, come contenere le dimensioni anche violente, come proteggere il sé dell'operatore anche in queste situazioni. Credo che su questo terreno forse una maggior azione formativa e di costruire dei contesti in cui l'assistente sociale possa anche parlare delle proprie emozioni. E quindi trovare uno spazio di ascolto anche di questi temi che spesso rischiano di essere invece un po' cestinati, no? Messi via dalla fretta, dall'urgenza, eccetera. Qualcuno vuole provare a dire qualcosa? Nel frattempo, volevo fare ancora due pensieri, nel senso che con Elena si sta pensando ad un seminario che sarà rivolto specificatamente agli assistenti sociali che programmeremo nel mese di maggio, proprio su questo tema del come tenere insieme, no? La protezione del bambino e la cura del genitore. Però Elena lo pensava molto come un seminario interattivo, cioè di uno spazio di ricerca, non solo no, un contesto di qualcuno che insegna. Non so se vuoi dire cosa hai in mente quando pensi a questa cosa. Sì, appunto, quando ne parlavamo con Dario, no, di fare un seminario, una mattinata, insomma, qualcosa che potesse riflettere su questo discorso in particolare, io sì, me lo immaginavo più come qualcosa di molto partecipato, cioè di provare a parlare magari in più d'uno e di cercare anche proprio di portare un po' le proprie, come dicevamo, le proprie esperienze, le proprie, no, anche emozioni su questo tema di come lavorare con questo tipo di genitori. Me lo immaginavo così, infatti avevo già in mente di provare a sentire qualche collega, cioè, perché secondo me l'assistenza sociale ha bisogno di formazione, però, cioè, su tante cose è anche vero che un po' di formazione tutti l'abbiamo fatta su questo tema, no? Del maltrattamento. Cioè, a volte è importante anche incrociare le idee, no? Incrociare un po' i modi di lavorare, cosa ci scatena appunto il genitore che non fa quello che gli diciamo noi, oppure no, o il genitore aggressivo, perché appunto poi c'è, è vero che c'è tutta questa categoria che non è da sottovalutare, no, in queste situazioni di maltrattamento, specialmente forse no, in alcune i genitori non sono tanto contenti magari, no, che non so, che ci sia un allontanamento, che comunque l'assistente sociale vada a casa, non è che sono tutte rose e fiori anche fare le visita domiciliare, cioè, ecco, io lo immaginavo così, sì, lo immaginavo, non una cosa lunghissima prima di tutto, perché secondo me le giornate qualche volta sono troppe, fare una mezza giornata però in cui si provava a mettere insieme le idee su questo tema, dove oramai ognuno può dire un po' la sua, no? Perché tutti, appunto, chi più chi meno, perché appunto ci sarà qualcuno un po' più giovane, qualcuno un po' più in età, ma tanto si è fatto, si è lavorato su questo tema. Ecco, sì, me lo immaginavo come un po' un incrocio, una partecipazione. Però quindi tu pensavi di proporre un'esperienza di laboratorio quasi, e quindi di condurre un laboratorio più che di fare la
come si può dire, la docente di un seminario. Allora, c'è una collega che chiede di parlare, vediamo se ci riusciamo. Chiara, eccola qua, forse arriva. Salve, buonasera. Buonasera. Sì, mi sentite bene? La sentiamo bene, non la vediamo, ma va bene uguale. Non riesco ad attivare la telecamera, cioè non mi è permesso, ecco, okay. Vedo solamente la possibilità allora, di parlare. Beh, allora si vede che c'è solo questa possibilità di parlare. Penso di sì. Innanzitutto vi ringrazio tantissimo per questa possibilità e stavo scrivendo ma poi mi veniva un pensiero troppo lungo, allora ho preferito alzare la mano. Bravissima. Io sono ancora studente, sto concludendo la laurea magistrale in lavoro sociale. E volevo dire che mi trovo molto d'accordo su questa forse assenza di una formazione pratica nel momento in cui si studia. Io ho trovato molti strumenti più pratici adesso nel corso magistrale, ma in triennale veramente molto poco. Molti spunti teorici, però una teoria che poi non trova una concretizzazione, credo io. Probabilmente questo è anche un po' il frutto della grandissima diversità che c'è tra le triennali in Italia in generale. Io mi sono confrontata in magistrale con tantissime colleghe provenienti da altre regioni e le formazioni sono veramente tanto tanto diverse tra di loro. E io ad esempio ho fatto veramente tirocinio ne ho fatto in triennale ma molto passivo e infatti non mi sentivo dopo la triennale assolutamente pronta ad entrare nel mondo del lavoro, cioè con veramente pochissimi strumenti. E per fortuna invece con questa magistrale sento di aver acquisito proprio delle competenze pratiche in più e questo forse è proprio dato ecco, dalla differenza di anche proprio curriculum che vengono strutturati all'interno delle università. Ok, sì, è vero, grazie. Grazie di questo spunto dalle nuove generazioni, no? Sì. Che qui speriamo nelle nuove generazioni di operatori che effettivamente credono ancora, no? In questo tipo di professione sì, e ci investono. E certamente questa evidenziatura del fatto di quanto forse la formazione del sé dell'operatore, che in altre professioni è più garantita da processi post laurea anche, no? Pensiamo agli psicologi, faranno poi delle scuole di counseling, master. Nelle professioni educative e sociali forse bisognerà capire quanto i contesti di lavoro diventino anche dei contesti di aiuto su questo versante. Sì, infatti ecco, ringrazio per questa opportunità e anche per la possibilità magari futura di, come diceva la dottoressa, fare anche delle giornate di seminari partecipati perché sono tutte occasioni per potersi mettere più in gioco e ecco, condividere anche le esperienze. Grazie. Grazie a lei. C'è un altro commento che è arrivato in chat, Roberta Morchio dice: io parlerei molto delle emozioni degli operatori perché è molto difficile avere a che fare con questi temi. La rabbia, la paura, l'affaticamento e dare anche strategie per credere e non perdere la fiducia e la speranza verso un cambiamento. Questo mi sembra davvero un punto cruciale, no? Effettivamente qualcuno diceva che noi con i genitori maltrattanti o anche solo i genitori molto sofferenti, perché possono essere anche genitori che hanno delle problematiche psichiatriche o che hanno delle condizioni di deficitarietà importante, il desiderio di cambiamento sta prima negli operatori che in loro, no? E che il tema è quanto gli operatori riescono a trasmettere questo desiderio di cambiamento che loro hanno, no? Nel genitore che probabilmente per la sua storia, per le sue vicende, per come è stato trattato anche dalle istituzioni a volte, perché dobbiamo anche pensare che anche le istituzioni hanno le loro responsabilità in certi momenti, possano in qualche modo non credere più tanto nel cambiamento. E forse un po' con questo pensiero, vediamo c'è qualcun altro ancora. Emanuele Armani ci ripropone un pezzo di pensiero suo. A me piace molto questa definizione che riassume il senso di tutti i professionisti che lavorano con le persone sofferenti e possono fare la differenza. Scusate. Solo chi ha sofferto può farsi toccare dalla sofferenza altrui. Chi ha sofferto molto, ma non troppo. Perché chi ha sofferto molto è come cicatrizzato, ma non può sentire più niente. E chi ha sofferto troppo poco, nemmeno.
Chi ha sofferto molto, ma non troppo, lui sì che può aiutare qualcuno nella sua sofferenza. È uno scritto citato di Giorgio Maria Ferlini del 2013. E anche questo mi sembra uno spunto davvero... E beh, abbiamo cominciato un laboratorio di pensieri con questo webinar di oggi, che credo sia davvero stato stimolante. Volevo vedere se c'era ancora qualcuno che scriveva, se no direi che possiamo avviarci anche un po' alla conclusione, no? Il tempo che ci diamo di solito è di un'ora e un quarto, quindi stiamo andando ormai in questo tempo. Io ringrazio davvero Elena per i suoi stimoli, per essere stata così a colloquiare con noi oggi. E ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questo webinar, siamo stati un bel numero. E contiamo, no, di continuare questa nostra tradizione di webinar che vogliono avere un po' l'ottica di non essere pensati come momenti di formazione, ma come momenti di dialogo, di scambio con delle esperienze, no? E ci è sembrata una strada che abbiamo sperimentato negli anni scorsi, che ha avuto un riscontro interessante. Se qualcuno vuole segnalarci anche dei possibili temi, dei possibili invitati, la redazione, no, di Riflessi è assolutamente aperta ad accogliere proposte e idee. Bene, direi, verifico solo che no, di non... No, le persone ci stanno salutando e ringraziando. Grazie ancora Elena e alla prossima occasione di incontro. Buonasera. Grazie, grazie a voi. Abbiamo già fatto laboratorio. Buona serata. Arrivederci.